Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, la notte scorsa, o forse era la notte prima o la notte prima ancora, ok? Diciamo che di notte perdo la concezione del tempo, è tutto relativo, quindi non so datare sta cosa. Sicuramente non tanto tempo fa, mettiamola così. Ascoltavo un podcast in cui le persone chiamano. Con una domanda essenzialmente, una domanda che può essere sull'amore, sulla vita, sul lavoro, in cerca di una risposta. A volte le domande sono serie, a volte un po' meno. Comunque, ho sentito la storia di questa ragazza che, dopo essere stata assieme neanche tantissimo, adesso non mi ricordo quanto, però dopo essere stata assieme con uno, insomma. Lo ha lasciato perché un bel po' di cose non andavano, però dopo è subentrata una cosa, è subentrata dopo una settimana, due, sono subentrate un bel po' di domande, ok, ho fatto bene, non ho fatto bene, dovevo lasciargli più tempo, non dovevo fare le cose diversamente. E la domanda che aveva lasciato al conduttore e alle persone che dopo potevano chiamare per rispondere, era questa, era siccome passava un bel po' di tempo ad ascoltare i suoi vecchi audio di lui, che i messaggi di lui, gli audio di lui, e aveva ripensamenti e cose del genere, chiedeva se era il caso di cancellare tutto, di cancellare i messaggi, di cancellare gli audio, di cancellare tutto. Allora, personalmente, è che era registrata, che era notte, se no avrei provato a rispondere anch'io a sta cosa qua, ok? Personalmente penso che una persona non debba cancellare niente, perché comunque è passato, il passato fa parte di noi, quindi che senso ha cancellare? Anche perché anche se cancelliamo, ok, ci sono cose che comunque dopo ci ricordiamo, quindi non ha neanche tanto senso cancellare. Bisogna saperci convivere con tante scelte, con tante cose che facciamo, con tante emozioni passate. Bisogna saperci convivere, non far finta che non ci siano. Ok? Però il consiglio che avrei voluto dare io è che invece di ascoltare i messaggi dell'altra persona, bisognerebbe ascoltare i messaggi che mandavamo noi, ok? Quello che scrivavamo noi, soprattutto nell'ultimo periodo, i messaggi che in cui magari dicevamo che le cose non andavano bene, che bisognava, che c'erano cose che non andavano, che bisognava tipo cercare di cambiare il rapporto, insomma, queste cose qua. Invece di limitarci a dire quello che diceva l'altro, ascoltiamoci. Cerchiamo di tornare anche alle emozioni nostre, a quello che provavamo, ok? A quello che sentivamo. Che non andava bene, perché spesso e volentieri quello che non andava bene, dopo un po' ce lo dimentichiamo. Ci passiamo sopra, troviamo delle scuse per far finta che sì, che tutto sommato poteva andare, si poteva provare, si poteva dare un ulteriore, la famosa ultima possibilità che dopo diventava la penultima, la terzultima, la quintultima e cose del genere. Quindi io dico una cosa, cancellare non ha senso. Cancellare, perché dopo andiamo a memoria e magari ci dimentichiamo anche le parole e tendiamo a ricordarci solo altre cose, magari ce le inventiamo le parole dopo, ok? Quindi cancellare non ha senso. L'importante è ascoltare quello che magari scrivavamo noi, i nostri audio, ascoltare, leggere i nostri messaggi, per capire che se abbiamo fatto finire una cosa, ok, c'erano delle motivazioni, c'erano dei perché. E non ha senso dimenticarli. Quindi ricordiamo l'altra persona, ma ricordiamoci anche perché magari abbiamo fatto finire una cosa, perché abbiamo detto basta, perché abbiamo detto stop. E soprattutto impariamo a non passarci sopra, a non cambiare i finali, a non cambiare quello che a sottovalutare, a far finta che certe cose non siano successe. A far finta che andasse tutto bene, che tutto sommato si poteva fare, cose del genere. Non ha senso sta cosa. Quindi questo avrei risposto. Invece di ascoltare gli audio dell'altra persona, potevi ascoltarti i tuoi gli audio.
leggere i tuoi messaggi, cercare di vivere quello che provavi. Facendo così magari di ripensamenti non ne avrebbe tanti. Ok? E buonanotte.